a Silvia Pagni, bravissima musicista, direttore d'orchestra, per aver aperto questa serata. Un caloroso saluto a tutti voi. Questo è un momento molto felice per Rete 8, perché questa sera presentiamo il palinsesto della stagione televisiva 2023-24. Chiedo agli operatori di inquadrare la platea, perché è piena di dipendenti, collaboratori e partner di Rete 8. Un applauso per voi e da voi. Il palinsesto di Rete 8, come sempre, è ambizioso, con la certezza di consolidare la leadership sul territorio attraverso la televisione, attraverso le piattaforme web e attraverso i social. Un doveroso ringraziamento a tutti i nostri telespettatori, a tutti i nostri follower che contribuiscono al successo di Rete 8, che è il leader nel bacino di utenza di Abruzzo e Molise. Possiamo dare inizio alla presentazione del palinsesto 2023-24 del canale 10 Rete 8. Per questa sigla così emozionale. E partiamo dall'aspetto spirituale. Ogni giorno su Rete 8 la rubrica Gocce di Luce in cammino con il Vangelo, curata dai sacerdoti delle diverse diocesi dell'Abruzzo e del Molise. Domenica si rinnova l'appuntamento con la Santa Messa di Padre Guglielmo Alimonti dalla Basilica della Madonna dei Sette Dolori di Pescara, e alle 11 la messa in diretta dal Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso. Salutiamo tutti i rappresentanti delle diocesi che collaborano con noi. Facciamo un applauso. E ci è particolarmente gradito il saluto dell'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti Vasto, che ci dà la sua benedizione. Viene presentato il palinsesto di Rete 8 e mi chiedono un augurio ed anche una vicinanza nell'attenzione, nella preghiera. L'augurio è che all'informazione, che è il compito principale naturalmente di un canale televisivo e in generale dei media, e che deve essere sempre un'informazione onesta, sincera, corretta, si unisca anche una responsabilità di formazione, cioè la consapevolezza che quello che viene trasmesso va a destinatari diversi, ognuno con la sua storia, i suoi problemi, le sue inquietudini, le sue fragilità, e che deve essere aiuto perché ogni persona possa prendere consapevolezza della propria dignità e del ruolo che, nella varietà delle forme, delle chiamate da parte di Dio, delle possibilità umane, può dare nella società e nella storia. Dunque è una responsabilità grande quella di un canale televisivo e di quanti lo gestiscono. Io chiedo al Signore di illuminare sempre quelli che hanno queste responsabilità, perché il loro lavoro di informazione sia anche un lavoro di formazione ispirato a principi etici e spirituali significativi, in modo particolare
vorrei dire, a quel messaggio cristiano che pone al centro la dignità di ogni persona umana e incoraggia e stimola a servirne la consapevolezza e la promozione. Il Signore possa accompagnare il vostro lavoro e renderlo, come appunto auspicato nell'augurio che vi faccio. Buon cammino, possiate raggiungere tanti in maniera seriamente informativa e soprattutto in maniera ricca e feconda dal punto di vista della formazione dei valori etici e spirituali di cui tanto tutti abbiamo bisogno. Buon lavoro. Un sentitissimo grazie a Monsignor Bruno Forte. Vorrei invitare sul palco Padre Raffaele De Fulvio, superiore di San Gabriele, da dove appunto viene trasmessa la messa della domenica mattina in diretta. Buonasera padre, un saluto ai nostri telespettatori e anche ricordiamo questo appuntamento della domenica in diretta. Sarà un momento molto importante per noi, per il santuario, che già dall'anno scorso anno che stiamo portando avanti, quindi con vivo interesse e partecipazione ci impegneremo perché questo momento possa davvero unire i molti pellegrini, devoti di San Gabriele che sono sparsi nell'Abruzzo, nel Molise, molti sono emigrati all'estero e quindi sarà questa una vetrina per poter tenerci uniti, soprattutto per i malati. Quella è la celebrazione della Santa Messa, sarà un'occasione per avvicinarci ai nostri malati che sono a casa e che non possono venire nel santuario. Grazie a padre Raffaele De Fulvio e buon lavoro. Grazie. Ci vedremo la domenica alle 11, ricordiamo, la diretta su Rete 8 dal santuario di San Gabriele. Ed ora presentiamo l'appuntamento quotidiano, immancabile, irrinunciabile di Rete 8. E sale sul palco il direttore responsabile del TG8, Carmine Perantuono, con tutti i redattori. Quanti sono? Eccoli tutti qui. La squadra del TG8, i volti noti della redazione di Rete 8. Allora, direttore, informazione capillare, come sempre, e ascolti in crescita e novità in vista. Sì, Mila, e soprattutto un saluto carissimo ai nostri telespettatori, il nostro vero tesoro, a nome degli editori Luigi Pierangeli e Lorenzo Spatocco, del nostro amministratore delegato Giovanni Scurti, che sono coloro grazie ai quali noi siamo qui e continuiamo ad informare l'Abruzzo da tanti anni con la nostra professionalità, quella che ci viene riconosciuta dal nostro pubblico. Una squadra instancabile. Io vorrei presentarli uno per uno e ringraziarli. La nostra Arianna Iannotti, Gigliola Edmondo, Fabio Lussoso, facciamo un lungo applauso per tutti, Luca Pompei, Federico Di Luigi, Massimo Profeta, Anna Di Giorgio, Marina Moretti, Antonella Micolitti, Barbara Orsini, Orlando D'Angelo, Paolo Durante, il nostro Marco Prosperini, il nostro Federico Cosenza, Gioia Salvatore, Daniela Rosone ed Enrico Giancarli. Davvero una squadra di grandi professionisti, ormai dei volti che voi abruzzesi apprezzate da anni, anche delle firme che ormai leggete sui social sempre di più. Sì. E poi ricordiamo l'appuntamento con il meteo. Altra rubrica seguitissima, salutiamo e abbracciamo in particolare in questo momento il nostro carissimo amico Giovanni De Palma. Un abbraccio a Giovanni De Palma. E poi l'informazione di Rete 8, come dicevamo prima, non è solo TV, ma è anche web e anche social. Sì, la possibilità per tutti voi di essere non soltanto sintonizzati, ma anche connessi con la grande offerta informativa di questa squadra di professionisti. Voglio ringraziare per questo anche il quotidiano Il Centro, con il quale abbiamo una meravigliosa sinergia. Molti di loro scrivono anche sul quotidiano d'Abruzzo e ospitiamo delle firme prestigiose del quotidiano d'Abruzzo, di cui vi anticipiamo ogni mattina anche le notizie più importanti. Io di questo voglio essere grato al direttore del centro, mio amico e mio collega Piero Anchino. Allora, grazie a Carmine Perantuono, direttore del TG8, grazie a questa bellissima squadra e complimenti per il vostro lavoro.
Una informazione che viaggia sui social, sul web, in linea con i tempi, con la necessità di avere le notizie e i video a portata di cellulare. Allora vediamo come funziona questo aspetto dell'informazione con Roberto Zarriello, social media manager di Rete 8. Intanto grazie, buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori di Rete 8, anche a chi abitualmente ci segue, ovviamente anche sulle piattaforme social, su cui stiamo facendo un lavoro sicuramente continuativo da circa un anno, risultati importanti. La pagina Facebook di Rete 8 ha raggiunto in questi mesi, negli ultimi 12 mesi, più o meno 10 milioni di persone diverse. Ogni mese viaggiamo su circa 2 milioni di persone raggiunte. Abbiamo numeri importanti per quanto riguarda la crescita sia di Facebook che di Instagram. Ormai Rete 8 è un prodotto cross mediale, piattaforme social, il sito web, l'app, su cui l'editore ha voluto ovviamente puntare e investire soprattutto in questi ultimi anni, e a cercare appunto anche un dialogo, un collegamento anche rispetto al territorio, perché poi i social servono anche a questo, a interagire, a partecipare con la comunità, a renderla protagonista. Grazie, grazie a Roberto Zarriello, social media manager di Rete 8, che ci ha dato delle cifre molto importanti. E adesso direi di scendere in campo con gli sportivi. Massimo Profeta, Enrico Giancarli, Fabio Ferraresi, Paolo Durante e Lorenzo Valeriani. Ciao, ciao a tutti. Nel palinsesto di Rete 8 è protagonista lo sport nel weekend, e ci sono anche delle grandi esclusive. Enrico. Sì, Mila, ci sono delle grandi esclusive che Rete 8 ha fatto con alcune società sportive del calcio. Cominciamo naturalmente nel raccontarvi le esclusive con la Pescara Calcio, quindi con il campionato di Serie C. Rete 8, come oramai da tanti anni, segue con il post partita in diretta, con il pacchetto studio stadio, quindi gli aggiornamenti durante la gara e poi la post partita in diretta. E quindi mi permetti di ringraziare l'amico Diego Martelli, che è con me, gli vorrei fare un applauso, da oramai tanti anni ci accompagna e ci permette di vedere le dirette del Pescara. Durante la settimana abbiamo in esclusiva i calciatori del Pescara, e confermata la nostra trasmissione a cena con Rete 8, ha acquisito da pochissimo le esclusive per le dirette audio video delle partite della Pescara Calcio in trasferta. 4 dirette, cominceremo subito SPAL Pescara domenica, una partita importantissima che potrete vedere in esclusiva in chiaro sul canale 10 di Rete 8. Bella notizia. Non solo. Una chicca. Non solo il Pescara, e chiudo Mila, abbiamo fatto degli accordi importanti anche con le società di Serie D, in particolare Chieti e L'Aquila, che seguiremo come con il Pescara, con le esclusive, le interviste in diretta, gli aggiornamenti della partita, le interviste post partita, e lo abbiamo già fatto con il derby Chieti-L'Aquila alla seconda di campionato. Non escludiamo ulteriori dirette per raccontare proprio le emozioni del calcio giocato. Grazie a Enrico Giancarli. Massimo Profeta, parlaci di Terzo Tempo Live, questa trasmissione che ti sta proprio a pennello come un abito. Perché ormai il tuo ritmo, la tua competenza vanno a braccetto con il format. Ti ringrazio tanto per questi complimenti, che io giro però a Fabio Ferraresi, che è il valore aggiunto, che ci dà sempre quel quid in più sul piano tecnico-tattico. Lui riesce sempre a individuare il dettaglio che a noi poveri comuni mortali sfugge. È stata veramente una rivelazione per la televisione, perché certo, competente, molto televisivo anche. Adesso diretta calcio show. Siamo le onde di un mare grande. Siamo le stelle sopra le Ande. Siamo le bande, le Ande, che fanno i cortei. Correnti che soffiano sui Pirenei. Siamo le onde di un mare grande. Di un mare grande. Siamo le stelle, siamo le stelle. Marco Tontononati, la tua trasmissione tiene incollati i telespettatori con gli aggiornamenti dalle partite. Tra il serio e il faceto, proviamo a raccontarvi il calcio con il sorriso sulle labbra. E abbiamo chiamato il maestro
Germano D'Aurelio, in arte in Duccio, che sicuramente arriverà fra poco, perché è in ritardo, ma anche in diretta, arriva sempre in ritardo, è sempre l'ultimo ad arrivare, ma lui può. Poi adesso ha trovato anche un punto d'ascolto incredibile, un bar vicino allo Stagio Adriatico, dove ci sono dei personaggi straordinari. Complimenti per questa trasmissione, veramente poliedrica, e adesso noi abbiamo il piacere di ospitare in questa presentazione del palinsesto il direttore generale del Chieti Calcio, Demetrio Sartiano, che invitiamo sul palco. Buonasera. Ne approfittiamo anche, buonasera. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera a tutti e grazie. Approfittiamo anche per salutare il presidente onorario del Chieti Cristian Poglio, il presidente Ettore Serra ed anche l'Aquila Calcio. Prima delle domande, mi sembra doveroso, perché il calcio è importante, perché è una, non solo a livello economico, ma perché distoglie, come ho sempre detto, i ragazzi dalla strada. Tutto questo ci viene permesso, e quindi un ringraziamento oltre alla mia proprietà, al dottor Poglio, che è il presidente onorario, alle autorità che vedo qui, e quindi mi sembrava doveroso salutare anche loro da parte del Chieti Calcio. Noi siamo arrivati qua, abbiamo visto graduatamente, insieme al mio collaboratore stretto Gaetano Alessandria, che era tanti anni che secondo me la gente era affamata di calcio. E con la proprietà abbiamo anche voluto quest'anno anticipare i tempi, perché io penso che questa città, per le bellezze, per le persone, per l'attaccamento, vedere persone che potrebbero essere, che io non ho più purtroppo, i miei genitori in mezzo alla strada a piangere per il Chieti, voi non ci crederete, a me commuove tanto. Io avevo deciso di smettere, e poi grazie al dottor Serra credo di conoscere un pochino il calcio, e quindi abbiamo voluto portare qui non l'innovazione, la serietà calcistica. E abbiamo dei doveri, perché ripeto, le autorità in primis hanno creduto in noi, ed è giusto che noi portiamo avanti quello che la gente si aspetta. Noi non siamo direttori, noi siamo la gente del popolo che vuole togliersi questi 20 anni che manca dal calcio professionistico. Abbiamo questo impegno, e quest'anno credo che ce la metteremo tutto per portare questa città dove merita a livello calcistico, perché il calcio è un carretto, perdonatemi la frase, un carretto che fa salire tanto benessere, non benessere economico, ma può fare anche del sociale. E quindi noi abbiamo tanti doveri e siamo qua per questo momento. Grazie al direttore. Allora Marco, parlaci. Sì. Di studio, stadio. Tutte le domeniche pomeriggio, come sempre vi daremo gli aggiornamenti a partire dalla Serie A fino al campionato d'eccellenza. Focus quest'anno particolare sulla Serie D, quindi le squadre abruzzesi, parliamo dell'Aquila, di Chieti, Avezzano e Notaresco. Permettimi Marco di fare un ringraziamento alla proprietà di Rete 8, perché dalle esclusive sul Pescara, il pacchetto dirette del Pescara, studio, stadio, le dirette di Serie D è un grande sforzo, e quindi io farei un grande applauso. Direi di sì. Grazie. E allora un'altra sigla per introdurre una storica trasmissione del weekend di Rete 8. E questa è la domenica sportiva con Enrico Giancarli. Enrico, ormai abbiamo enfatizzato che il grande sport è solo su Rete 8, e alla domenica sportiva c'è tanto da raccontare. Assolutamente Mila, perché abbiamo raccontato le nostre esclusive, quindi la cronaca, l'immediatezza che garantirà Rete 8, poi dopo qualche ora, la sera alle 21, avremo un'ora e tre quarti
di cronaca sportiva, di primi commenti, e chiaramente con me ci sarà spesso anche Massimo Profeta, che chiaramente ringrazio, farei un grande applauso, e naturalmente il nostro regista Dino D'Angelo. Quindi vi aspettiamo tutte le domeniche alle ore 21 per trasformare in commenti quella che è la cronaca che abbiamo raccontato il pomeriggio. Grazie, grazie a Enrico Giancarli. Ed ora una nuova sigla ci proietta in un appuntamento sportivo del lunedì. Il lunedì è solo calcio e non si discute. 23° anno, sempre solo il lunedì, è una bella cosa, io ne vado fiero, sono orgoglioso di questo, naturalmente ringrazio, ma non sono ringraziamenti di prammatica, ma assolutamente sinceri, la proprietà, che evidentemente mi sopporta da 23 anni, però è chiaro che tutto ciò non sarebbe possibile se non ci fosse un supporto preziosissimo, io mi riferisco agli opinionisti, si chiamano così, non mi piace per niente come espressione, perché secondo me tutti quanti siamo in grado di esprimere un pensiero. Agli esperti. Ecco, diciamo che sono esperti, sono diciamo dei pensieri, esprimo pensieri eccellenti, perché noi abbiamo fortuna di avere insomma come ospite fisso da diversi anni Pierpaolo Marchetti, e negli ultimi anni anche Giancarlo Febbo e Giovanni Tontodonati. Sono tre pilastri di questa trasmissione, se va bene il merito è gran parte di questi amici, non solo colleghi. E noi li salutiamo e li ringraziamo. Massimo, allora buon lavoro. Grazie. Allora, Massimo Profeta ci ha traghettato nel lunedì. Adesso non parliamo più di sport, ma vediamo cosa succede dal primo giorno della settimana fino al venerdì ogni mattina su Rete 8. Questa sigla ci fa già capire che aria tira a 8 mattina in famiglia, capitanata da Jennifer De Vincenzo. Ciao, ciao Jennifer, benvenuta. Mamma complimenti mia, che emozione. Per questa nuova sfida. Tu sei con la tua squadra di collaboratori, che salutiamo, quanta sono tantissimi. Bella gente. Sono tanti, è una, sono tanti, una tanti, bella tanti. Squadra. Allora, che cosa ci sta riservando questa nuova produzione di Rete 8? Allora, non sono tutti cuochi, perché so che siete abituati a vedermi nelle cucine. Esatto, tu vieni dalle cucine, esatto, e esatto. Non l'hai abbandonata comunque, no, la cucina. No, non potrei mai abbandonare la cucina continuerà ad essere il filone portante delle nostre mattinate che trascorreremo insieme, però ci siamo chiesti cosa potevamo dare di più, cosa potevamo fare per accompagnare i nostri telespettatori al momento della cucina, che ormai è diventato veramente un must su Rete 8, e voglio ringraziare tutta la rete per avermi consegnato tanta fiducia. Io sono tanto emozionata, spero di essere all'altezza, e loro, non c'è tutta la mia squadra, sono solo una piccola parte, perché sono quelle rubriche che ci terranno compagnia e che ci traghetteranno verso il momento dedicato proprio al buon cibo. Tocca a me?
Scusate. Una voce. No, io vi chiedo scusa, sono veramente in imbarazzo. Sono veramente in imbarazzo, mi tocca rimproverarlo anche in questa circostanza. Sapevo che mi avrebbe rovinato anche questa serata. Allora, torniamo a noi. Qui abbiamo una famosissima wedding planner, Cristina Ursatti. E poi una grande artista, pittrice, che non ha bisogno di presentazione, Cinzia Napoleone, che verrà ogni lunedì e dipingerà in diretta, quindi una rubrica bravissima. Arte in diretta, proprio ci insegnerà come dipingere, come farlo a casa, potranno proprio seguire i nostri telespettatori e rifare i suoi tratteggi, si spera. E poi una rubrica dedicata alla scienza, scienza per tutti, insieme alla nostra biologa, dottoressa Emanuela Prezioso. E poi... tematica di grande attualità, parleremo di sostenibilità con la nostra dottoressa Toppetti, avvocato Toppetti, Valeria Toppetti, perdone, sono emozionata, sono veramente onorata di averti in squadra. Poi abbiamo il nostro Danilo Brattelli in arte cocco, che ci farà fare tante risate, perché insieme a lui conosceremo il lato più divertente degli abruzzesi e ci sarà veramente da ridere. Poi la nostra make-up artist, Pamela Bolognini. E poi qui abbiamo la nostra esperta di garden, e non solo garden, perché io ho il pollice nero, spero diventerà verde per la fine della trasmissione. Impareremo a prenderci cura del verde, ma non solo. Insieme alla nostra Tartaglia, Lucia. Perdonatemi perché io ancora riesco ad imparare tutti i nomi, Lucia Tartaglia. E poi il nostro dottore Antonio Pacella, con il quale parleremo di alimentazione. Oh, mo tocca a me però. No, mi stai facendo agitare, mi stai facendo agitare. Vabbè. Vabbè, fregati quanta gente. Possiamo presentarlo? Facciamo così, Valerio, facciamo così. Buonasera a tutti. Facciamo così, diamogli la parola, perché altrimenti non ce lo togliamo più di torno, ci tocca litigare, come negli sketch. Che poi ti chiamo davvero. Sì. Allora facciamo così, Valerio Vespucci, si presenti per favore. Tocca a me. Adesso sì. Ah. Buonasera. Me la vesti serie? Puoi parlare per favore. Serio? No, come vuoi, basta che non mi fai fare brutta figura. Beh, serio è difficile, è un po' più facile quando faccio il cretino. No, niente, io... Ci riesci bene, tra l'altro. Buonasera a tutti e grazie soprattutto alla rete che mi ha permesso questa bellissima esperienza, soprattutto a te Jennifer, che mi hai scelto, l'ha fatto fare. Accollandoti tutti i rischi possibili che potevi. Un attimo, che succede qua? No, vabbè, ecco. Ci siamo. Ti spetta questo, lo vabbè, sai, comunque si fa questo in trasmissione, si mangia. Poi alla fine, insomma, diamo... Beh, sì, sono un po' alti come gnomi, un po'... Sì. Gnomoni. Gnomoni. Mi dispiace che non posso dire i loro gnomi, però... I cognomi li sai? I cognomi. Una bella avventura, Mila. Sì. In bocca al lupo. Mi terrò a bada, promesso. Sicuramente non ci sarà da annoiarsi. Tutte le mattine su Rete 8, ricordiamo gli orari, dalle 11 alle 13.40, dal lunedì al venerdì. E allora grazie a Jennifer Di Vincenzo, grazie a tutti i suoi collaboratori e complimenti per la vostra simpatia. Intrattenimento e diretta anche nel pomeriggio su Rete 8. Vediamo. Accogliamo sul palco Silvia Pagni, Barbara Passerini e Lorenzo Valeriani. Buonasera a tutti. E di pomeriggio è al suo secondo anno, tante sorprese e tante conferme. Sarà confermata tutta la parte dedicata agli approfondimenti, grazie ai nostri bravissimi Daniela Rosone, Raffaele Giansante, Nico Centurame e Federico Di Luigi, che tra l'altro quest'anno raccoglie il testimone dal nostro Lorenzo Valeriani. Ci sarà anche il grande spazio dedicato proprio al teatro, agli spettacoli dal vivo, danza, prosa e musicale. Grazie Barbara, e come si inserisce la presenza di Silvia Pagni in questo programma? Perché è proprio una novità. Ho due rubriche, devo ringraziare Rete 8 per questa opportunità. C'è l'oroscopo musicale e poi biglietto da visita molto simpatico, perché io intervisterò i grandi della musica, direttori d'orchestra, cantanti di tutta Italia in streaming, quindi ci saranno domande serie e poi andremo anche alle domande di gossip, di curiosità, quindi c'è anche molto da sorridere. Sappiamo che succede qualcosa nell'ultima mezz'ora di trasmissione.
la rubrica che forse sento un po' più mia, che è quella calcistica sportiva, che avrà un nuovo nome, 480 secondi. Perché 480 secondi? Perché corrispondono agli 8 minuti. Perché 8 minuti? Perché l'8 è il numero magico della TV abruzzese e quindi ho deciso di traslare in secondi quella che poi è la durata naturale di questa puntata. Andremo a trovare ovviamente i personaggi dell'Aquila, del Chieti, del Notaresco e dell'Avezzano, cercando di carpire qualche pillola prima della gara più importante, cioè quella domenicale. Quindi seguiteci ovviamente dall'inizio alla fine, perché godrete di uno spettacolo vario e soprattutto accattivante grazie alla presenza di Silvia Pagni. Grazie a Lorenzo Valeriani, Barbara Pasterini e Silvia Pagni di pomeriggio. Qui nel bosco è tutta una meraviglia, è già tutto un parapiglia. Ecco arriva Pozzanghera la fanghiglia con tutta la sua mirabolante famiglia. Benvenuti miei cari bambini nella mia meravigliosa casetta. Benedetto Zenone, con i suoi gnomi, ciao, ma come siete belli. Allora intanto grazie per questa possibilità che anche quest'anno alla nostra compagnia dei Guardiani dell'Oca c'è stata data da Rete 8, e continuiamo questa saga degli gnomi, degli elfi e dei folletti che da 30 anni parla alle generazioni che di volta in volta si palesano ai nostri occhi. Sono 30 anni e forse, diciamo così, abbiamo invertito la tendenza. Il teatro va in televisione, spesso invece capita il contrario, che prodotti televisivi vanno a teatro, e siamo felici di questa controtendenza. Complimenti allora a Benedetto Zenone, ai suoi gnomi, veramente simpaticissimi, e ci piacerebbe che poteste restare con noi, però li vedrete di pomeriggio. Grazie a voi. E ciao. Buon lavoro anche a voi. E vediamo che cosa succede il lunedì sera dopo Solo Calcio. Traguardo lavoro il lunedì sera alle 20:30 con Andrea Mori, che è curatore e conduttore di questa trasmissione, lui è anche giornalista capo servizi del quotidiano Il Centro. Buonasera Andrea. Buonasera. Allora, che stagione sarà quella di Traguardo Lavoro? Siamo arrivati alla terza stagione, abbiamo fatto parecchie cose. In 3 anni non dico che abbiamo creato dei posti di lavoro, abbiamo indirizzato le persone verso delle nuove offerte, però sicuramente abbiamo creato delle opportunità. Una nuova stagione che, devo dire che nel detto squadra che vince non si cambia, e dovrebbe essere sempre la stessa, però siccome noi siamo incontentabili aggiungiamo sempre qualcosina in più. Quest'anno ci saranno dei contributi nuovi, abbiamo cercato di coinvolgere i centri per l'impiego, perché sono delle risorse che non tutti conoscono, magari non c'è una rete in Abruzzo organizzata come in altre parti che può dare visibilità, può dare comunicare dei posti di lavoro come appunto i centri per l'impiego. E qui cerchiamo di sfruttare, di restare sull'onda e di andare insieme a loro verso le nuove opportunità di lavoro. E poi abbiamo anche altri contributi con altre aziende che vogliono entrare in questa trasmissione per vedere, per creare, per dare visibilità alle loro offerte. Cerchiamo di combinare il tutto, come abbiamo sempre fatto, con serietà, con credibilità, con autorevolezza, perché stiamo parlando sempre di lavoro e non di barzellette, e quindi ci affidiamo soprattutto alla nostra professionalità per avere credibilità, per avere un seguito magari anche il prossimo anno con Traguardo Lavoro, sempre in sinergia con il centro, perché noi Mila facciamo anche durante la trasmissione l'anteprima delle pagine dell'inserto lavoro del centro che escono il martedì. Il lunedì sera, quindi in anteprima, diamo visibilità a queste offerte, facciamo magari qualche piccolo focus, ci concentriamo su qualche piccola grande offerta di lavoro per offrire anche questa opportunità.
Grazie, grazie Andrea Mori e buon lavoro con Traguardo grazie. Lavoro. Voglio ringraziare il regista Danilo Cinquino con il quale lavoro da 3 anni e ci troviamo ottimamente. Grazie. E salutiamo anche il presidente dell'ANCE Antonio Dintino perché sta nascendo su Rete 8 una nuova collaborazione con l'ANCE finalizzata ad una rubrica dedicata al settore dell'edilizia, rubrica che sarà condotta dalla giornalista Gigliola Edmondo. Ma il lunedì sera su Rete 8 c'è anche una trasmissione che si occupa di economia. Vediamo. Questa è Rete 8 Economia, trasmissione di Confindustria Chieti Pescara, il lunedì alle 22.30 dopo l'appuntamento già citato di Solo Calcio. Grazie a Laura Federicis, questa trasmissione che ormai è consolidata su Rete 8, veramente un connubio vincente. Sì, grazie Mila, approfitto di salutare tutti i presenti, le istituzioni, Rete 8, tutto il team e vi porto il saluto da parte di Confindustria del presidente Silvano Pagliuca che è il promotore di questa trasmissione alla sua quarta stagione quest'anno. Gli ideatori sono il direttore generale Luigi Di Giuseffatte e il nostro vicepresidente Alessandro Addari. E come dicevi Mila, io mi occupo del coordinamento della documentazione di questa trasmissione, sono molto felice di essere qui con voi e sono veramente onoratissima di lavorare da 4 anni nella grande famiglia di Rete 8. La trasmissione è condotta in studio da Jenny Vian Gomez, ormai da 4 anni, e con la bellissima sigla che abbiamo visto per questa stagione creata per noi da Antonio Di Ottavio, che ringrazio moltissimo, veramente molto vivace e accattivante anche nella musica che ha scelto, per sottolineare che Economia vuole essere una trasmissione dedicata ai temi di attualità economici, ma con taglio adatto a tutti, una economia. Quindi parliamo di temi di attualità che vanno dall'energia ai settori produttivi, raccontiamo le storie dentro le grandi e piccole imprese del nostro territorio e ci colleghiamo anche con l'estero, con imprese ed istituzioni che svolgono il loro lavoro anche oltreoceano. Questo lo facciamo appunto per raccontare come sono i trend dell'economia a livello mondiale, ma con testimonianze anche nel nostro Abruzzo. Lo faremo anche quest'anno, la terza stagione ha avuto una trentina di puntate con oltre 100 ospiti sia in presenza che in videocollegamento. Quindi ci rivolgiamo al vasto pubblico, non solo a manager e imprenditori, per raccontare quelli che sono i trend della realtà economica e creiamo cultura d'impresa generando una visione di futuro che abbiamo il piacere di condividere con tutti gli spettatori di Rete 8 anche quest'anno. Grazie, grazie per questa. Grazie molto a te, grazie a tutti. Esaustiva presentazione. Ti ringraziamo anche a proposito di rapporti proficui con gli enti del territorio. Ringraziamo anche la Camera di Commercio di Chieti Pescara con la responsabile stampa e comunicazione Maura Di Marco e il presidente Gennaro Strever. E saltiamo nel martedì sera e qui c'è una novità assoluta. E questo è Consigli per gli acquisti show. Da un'idea di Paola De Simone, che è anche la conduttrice, e la invitiamo sul palco. Buonasera, buonasera. Insieme a Valeria Di Berardino. Questo teatro lascia senza fiato ogni volta. Alfredo Scogna, che bella squadra. Eh?
una parte della squadra. Colgo l'occasione per salutare anche una new entry che è Aurora Di Benedetto, Auri Dibi. Che bello ricco questo palinsesto, sì. Però c'è questa novità del martedì, non te l'aspettavi? No, assolutamente no, hai tirato fuori dal cilindro, veramente ma un'idea poi chi sarà sto brillante, ma poi c'è anche questa storia di Maurizio Costanzo. La citazione è chiara. Ci siete arrivati tutti, consigli per gli acquisti, viene in mente subito Maurizio Costanzo, perché la faccio breve, questa era un'idea di uno spettacolo teatrale che io avevo messo su a Roma una decina d'anni fa e che Costanzo mi voleva produrre esecutivamente parlando, mettendoci i dindin, i danari, poi la cosa non si fece perché vabbè adesso veramente non sto a raccontarvi tutta la storia che c'è dietro, però lo porto nel cuore, lui ebbe questo gesto di grande generosità nei miei confronti e quindi io dopo 10 anni ho ricacciato dal cassetto questa idea, questo programma. Ma che cos'è? Allora io ti chiedo, tu hai mai visto in televisione, ma io lo chiedo a tutti voi, avete mai visto in televisione un attore che non fosse lì per promuovere il suo film? Avete mai visto un cantante che non è in TV per promuovere il suo disco o il suo tour? E uno scrittore che non è in TV per promuovere il suo ultimo libro? La risposta è no. Alfredo Scogna, per esempio. Vabbè, lui viene anche promuove senza promuovere. Lui promuove se stesso, niente. Meraviglioso con la sua chitarra. Beh, la risposta è no, perché tutta la TV è un meraviglioso consigli per gli acquisti. Allora, senza ipocrisia, noi usciamo allo scoperto e tutti gli ospiti che avremo in trasmissione saranno lì per promuovere qualcosa. Quindi un'opera, un evento, quello che accade poi fondamentalmente sempre. Poi, nella buona tradizione dei talk, cerchiamo di tenervi compagnia, intrattenervi anche con delle presenze importanti, come appunto Alfredo, che è la sua chitarra ci terrà insomma un po' svegli, ecco. E poi dietro le quinte c'è la nostra Valeria, grazie alla quale tutto funziona, perché un programma è fatto da una grande squadra. Io sono felice che sono andati prima i titoli, è andata la sigla, perché grazie alla sigla avrete visto che bella squadra lavora con me a consigli per gli acquisti show, e quindi in regia il nostro Danilo Cinquino, Alberto Capo, Francesco Berardinelli, insomma è veramente una bella squadra, proviamo a fare un buon servizio per la televisione, per l'intrattenimento televisivo. Ti è piaciuto? Paola, sì, molto. Ecco, molto molto martedì sera alle 21 state a casa. Guarderemo. Anche in streaming, rete8.it. E così ci portate con voi. Va allora, bene? Consigli? Ho convinto? Direi, vi ha convinto, facciamo un applauso, vediamo il grado di convinzione. Okay. Proviamoci, dai, proviamoci a stare a casa il martedì sera. Ora arriva l'inverno, è più facile. E intanto noi vi consigliamo di vedere Paola De Simone il martedì sera. Grazie, buona serata, ciao a tutti. Grazie a Paola, grazie a Valeria e grazie ad Alfredo. E poi il martedì sera c'è anche una trasmissione con il famosissimo showman Vincenzo Olivieri. Gira Gira Tanto, il programma TV che vi racconta storia, arte, tradizioni e buona cucina dei nostri bellissimi borghi d'Abruzzo. Sempre col sorriso però. E sì, perché come ogni anno accompagniamo il Roba da Matti Summer Tour di Vincenzo Olivieri. E allora, save the date, Gira Gira Tanto, ogni martedì alle 22.30 su Rete 8. E allora, orario nuovo per questa trasmissione, 22.30, e salutiamo Vincenzo Olivieri, anche Elena Di Bacco, che abbiamo visto nel promo. E a proposito di giro, giro tanto, c'è qualcuno che veramente gira tantissimo, lo fa sulle due ruote. Ricordiamo di chi stiamo parlando. Strade e neve d'Abruzzo con Enrico Giancarli. Ciao Mila, di nuovo ben trovati. Team. Io saluto con grande piacere il team di Strade e neve d'Abruzzo. Intanto vi racconto proprio brevemente il nostro programma, i nostri programmi, i nostri format, perché abbiamo fatto una scelta qualche anno fa, quella di raccontare il territorio abruzzese attraverso lo sport. L'estate con la bici, quindi con la nostra bici andiamo a far conoscere i percorsi e le strade più belle dell'Abruzzo, e poi Mila, quando fa un po' più freddo, l'inverno, con giacca da sci e sci ai piedi, andiamo a far vedere tutte le nostre montagne abruzzesi. Come lo facciamo? Lo facciamo con due squadre fantastiche. Con Strade d'Abruzzo io vi presento Alvaro, che rappresenta il gruppo degli alpini, che ci accompagna con il nostro tecnico Donatello Ricci, che sia neve che Strade d'Abruzzo, e quindi ci accompagna grazie a loro, alla sezione degli alpini,
per poter permettere le riprese. Doveva esserci anche Nicola, ma è il compleanno oggi di Nicola, quindi è a casa a festeggiare. Tanti auguri Nicola. Luigi Di Giosia, che pedala con me. Ciao Luigi, buonasera. Lui è la firma delle tappe del Tirreno Adriatico in Abruzzo, quindi conosce il grande ciclismo, conosce come un'enciclopedia il territorio e quindi ci aiuta tantissimo. Poi la neve. La neve, io ho l'onore di avere nel team le due figure più importanti dello sci abruzzese, per, non per qualcosa, ma perché sono istruttori nazionali, quindi maestri dei maestri. Uno è qui, è Andrea Mammarella. Ciao Andrea, l'altro è Alfonso Trilli, che è in Svizzera a Sasfè. Ho già parlato troppo, quindi io do il microfono per la presentazione a Luigi Di Giosia e ad Andrea Mammarella. Luigi, raccontare l'Abruzzo pedalando è una bella idea. Io ti ringrazio a te. Ma, buonasera a tutti. Che dire, Strade d'Abruzzo 3 anni fa aveva dei numeri. Oggi, leggendo quegli stessi numeri, abbiamo visto che sostanzialmente sono quasi triplicati e questo ci fa veramente piacere. Io cerco di dare il mio contributo per quello che posso, spero di poterlo fare anche in futuro. Noi raccontiamo i borghi, raccontiamo le strade, raccontiamo il territorio e cerchiamo di farlo nella promozione turistica, abbinandoci anche, come dicevi prima, un pochetto di grande ciclismo, tra cui Tirreno Adriatico e Giro d'Italia, che negli ultimi 3-4 anni siamo riusciti praticamente ad averli. Prima con la grande partenza, eccetera. Io ringrazio Luigi Di Giosia, ma naturalmente l'applauso lo estendo a Ivo Pagliari, a Paolo Di Ruscio, per tutti il prof, Tonino Salvi, che fanno parte della squadra di Strade d'Abruzzo. Dicevo, dalla strada con la bici e la neve, la montagna con gli sci, Andrea Mammarella, che è istruttore nazionale, in Abruzzo ne sono due, il maestro dei maestri, quindi chi meglio di lui ci può parlare di sci. Grazie Andrea. Grazie a te, buonasera a tutti, è un piacere stare qua in questo splendido teatro per me. Quando arriva Enrico con le telecamere e racconta in inverno le nostre zone con le nostre fantastiche piste, perché poi bisogna dirlo, l'Abruzzo ha delle stazioni invernali bellissime, diventa davvero importante per noi abitanti delle montagne, ecco, diciamo così. Quindi spero che possiamo continuare a raccontare la neve, naturalmente lo facciamo anche un po' scherzando. Enrico si lancia con le sue serpentine, ogni tanto devo riprenderlo perché magari va un po' dritto, però è un bravo sciatore, quindi lo ringrazio. Grazie, naturalmente grazie Andrea Mammarella, grazie al team di Strade d'Abruzzo, di Neve d'Abruzzo, coordinato tecnicamente dal nostro Donatello Ricci. Grazie, grazie a te Mila. Grazie, grazie Enrico Giancarli e grazie al tuo staff. E noi arriviamo al mercoledì sera con un programma di intrattenimento, di informazione, che è alla sua 4ª stagione su Rete 8. Fidati di me, ho sbagliato anch'io. Federica Peruffo e la squadra di Fidati di me. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Mila, buonasera. Buonasera. Ciao Donino. Ciao a tutti, che bel gruppo. Buonasera. Eccoli qui, la mia meravigliosa squadra. Sono presentissimi e mai titolo fu più azzeccato, perché se è la 4ª stagione vuol dire che si sono fidati di me. Vi siete fidati anche voi un sempre. Po' di me? Sempre. Noi ci fidiamo cuoricini, sempre. Cuoricini. Come ci fidiamo per prescindere? Sinceramente io ben poco. Sono stata me stessa sempre, come lo sono nella vita quotidiana. L'unica cosa bella è che ho trovato davvero una famiglia lavorativa impeccabile e qui invece di diminuire aumentiamo stagione dopo stagione e devo dire che anche gli editori, insomma, mi hanno dato tanta fiducia e spero, insomma, che vi si li ascolti, insomma, li abbiamo ricambiati in un certo modo. E sono orgogliosa di avere tutti loro con me in squadra. Volevo ringraziare soprattutto il pubblico, ma anche il pubblico in studio, perché noi ogni settimana abbiamo un pubblico in studio di cui si occupa la nostra ambasciatrice del popolo, quindi Ambra Porreca. Quindi, insomma, facciamo intervenire fisicamente il nostro pubblico, che poi ci segue anche da casa, lì in studio con noi. Allora, ricordiamo l'appuntamento, il mercoledì sera. Il mercoledì sera alle ore 21, immancabile, 4ª stagione, l'abbiamo già detto. Antonio Di Giosa ce l'abbiamo ancora e si vede,
Lo vedete, vero? È cresciuto, è cresciuto negli anni. Ma se Gevede è grave, insomma. Ecco. No, sei cresciuto poi, bene. Ricordo le mie rubriche fantastiche insieme alla nostra Lisa Angelone, che apporta quel tocco in più di bellezza nella trasmissione e cura anche il Top Beauty con i suoi consigli. Ambra, l'abbiamo appena già detto, insomma, è la nostra ambasciatrice del pubblico. E poi abbiamo questa sera in veste di regia Andrea Di Fabio, non me ne voglia, ma lui... Regia del Legio. No, in realtà, scusami Federica, noi abbiamo le teste mobili durante i nostri tour, abbiamo anche il Legio mobile, lui ci segue. Esatto, ci segue, esatto. Sul palco, si muove. Alessio Masciulli, con la sua Masciulli Edizione, insomma, promuoviamo quelli che sono gli autori abruzzesi e quindi invogliamo alla lettura i nostri telespettatori. E la nostra Nina, anche lei fa parte integrante del gruppo con il pubblico. E poi, scusate, ma quest'anno col suo tocco di eleganza fa la differenza, perché quest'anno ancora di più ha osato mettere, come si chiama, il mocassino senza calzino, e il nostro pubblico l'ha subito notato prontamente, il maestro Lindo Terrenzio. Grazie, grazie a tutti, grazie Federica. Lo ringraziamo e lo salutiamo tutti, il nostro Giampaolo Coppola. Lodi, onore, squisitezze. Ecco, che con il quotidiano Il Centro, ringrazio anche il direttore Piero Anchino che ogni mercoledì ce lo cede volentieri, però abbiamo davvero creato una sinergia e quindi facciamo così un po' di comunicazione anche spiritosa, se vogliamo, alleggeriamo quelle notizie che a volte sono un po' pesantine, no? E noi le vogliamo rendere un pochino più briose e allegre, come il momento che sta per arrivare, perché se questo non canta non va via, quindi io vi voglio liberare il palco. Il legio mobile ce l'abbiamo, sì, c'è. Cioè, capisci? Quindi, ma la cosa bella è che gli altri si prestano. Cioè, io mi sposto, mi metto qui al posto. Sì, certo. Di solito il maestro suona. Noi abbiamo bisogno però dello ausilio del pubblico. Questa è una canzone che conoscete. Io non ne so nulla, quindi Federica, l'ho scritta io. L'ho scritta tu. Ma chi canta? Tu devi cantare, l'ho scritto Lindo. Okay. Io non canto, mi astengo. No, tu puoi cantare pure. Però scusami Antonio, sarebbe bello se anche il pubblico cantasse. Sì, ma il pubblico lo facciamo cantare. Okay. Vabbè, mettetevi d'accordo. Possiamo? Va bene, certo. Possiamo, ok, ci siamo, ecco. Quindi. Come dico sempre? Come dici tu? Vai DJ, pigia play! Volare insieme! Tutti però! Più forte! Non si sente! Cantare! Più forte! Più forte! Nel blu, dipinto di blu, felice di stare in TV con Federica, la Nina ed Ambra e col maestro Lindo e ancora di più. Poi c'è Antonio con Lisa e Alessio e i suoi libri in TV. E già, Giampaolo Coppola che ci racconta notizie su e giù. E mica insieme poi volare, anche mangiare. Ma per una carta più spagnola. Forte. Cantare. Tutti voi. Nel blu, dipinto di blu, povera me. Felici di stare in TV con voi. Bravi, bravissimi. Bravi, grazie. Bravi. Che bel momento. Bravo. Che bel momento. Bravissimo Legio Mobile, è stato bravissimo. A nome di tutto lo staff, non è plagieria, ma è per noi grande gioia. Siccome tu hai detto bene, siamo una famiglia. Ti regaliamo questo cuore con la scritta famiglia. La cosa perché... bella è che tremavi e non ti ho mai visto così. No, okay. Perché la fame. È la fame, che lo fa tremare. Ha un calo glicemico in atto proprio adesso. Bravo, andiamo. Grazie a tutti. Arrivederci. Buonasera. Grazie Federica Belucco, Torino Reggio e tutto. Attende. Il gruppo. Volare. Andare. Mangiare. Bella atmosfera anche in questa trasmissione. Arriviamo al giovedì sera, una trasmissione che rappresenta un'istituzione nel palinsesto di Rete 8 che ci dà preziosi consigli sulla nostra salute con l'apporto di luminari della medicina. Il giovedì sera alle 21 su Rete 8, Paolo Castignani con Medicina Facile. Paolo Castignani. Buonasera a tutti. Ciao Paolo. E grazie.
Allora, la medicina somministrata con competenza in maniera comprensibile per i telespettatori. Facciamo informazione medico-scientifica nella maniera più semplice, cercando di accontentare un po' tutti, la sanità pubblica, la sanità privata, la sanità universitaria, cercando di essere sempre aggiornati, o come si dice in campo giornalistico, di stare sul pezzo per quanto riguarda tutte le novità che ci arrivano dal campo diagnostico, terapeutico, dal campo della ricerca, un campo fondamentale. La medicina sta andando avanti ad una velocità spaventosa, è quasi impossibile stare dietro a tutto, tutto e tutti. Noi ci proviamo, lo facciamo tutti i giovedì, 90 minuti di informazione medico-scientifica, un salotto in diretta, abbiamo il piacere di ospitare i migliori specialisti abruzzesi che operano un po' in tutti i campi. Non posso non ringraziare i tre tecnici che mi aiutano a portare avanti questa trasmissione, e sono Andrea Di Fabio, Danilo Cinquino e Antonio D'Ottavio. Grazie a Paolo Castigliani e in bocca al lupo per questo nuovo anno di Medicina Facile. E il giovedì sera c'è anche una rubrica inedita curata da un giornalista che ormai conosciamo sia attraverso il quotidiano del centro sia attraverso Rete 8. Vediamo. E a presentare la sua trasmissione Pietro Lambertini. Buonasera. Ciao Pietro, benvenuto. Noi non abbiamo 31 minuti a disposizione per farti parlare di questo tuo nuovo programma. Però vai. Dopo due anni con Storie abbiamo deciso che era arrivato il momento di cambiare il modo di raccontare quello che vediamo davanti ai nostri occhi, e quindi è nata l'idea di 31 minuti, un settimanale di approfondimento giornalistico per prendere un tema e sviscerarlo, raccontare, dare modo a delle persone di darci delle informazioni e poi tirare le somme con dei commenti. E come ti sei sentito nel passare dalle interviste personali ad un rotocalco? È la stessa cosa, il lavoro giornalistico è sempre quello. A volte è più difficile per me fare televisione, perché io sono uno che scrive, lavoro al centro dal 2004, l'anno prossimo saranno 20 anni al centro e sono molto contento, quindi ringrazio il centro per tutti questi anni, ringrazio Rete 8 per questa bellissima opportunità che mi ha dato modo di intervistare anche tante persone che mi hanno fatto riflettere un po' su tante cose. Grazie a Pietro Lambertini e in bocca al lupo per questa tua nuova avventura televisiva. Crepi il lupo! Ciao Pietro, venerdì torna lo sport, sul palco vorrei chiamare Silvano Seca, team manager delle nazionali di pallamano e responsabile del progetto Campus Italia. Guardiamo insieme il logo della Casa della Pallamano. Buonasera. Buonasera a tutti. Questa partnership con Rete 8 dura ormai da qualche anno, e questa stagione che cosa avete in programma? Questa stagione si conferma il format che, come giustamente dicevi, negli anni ha avuto un grande riscontro di pubblico. La pallamano, d'altronde, è uno sport cementato in maniera importante nel nostro territorio. A Chieti addirittura è stato attivato questo centro federale dove tutte le nazionali si allenano. A fine ottobre a metà ottobre avremo una partita dell'Italia femminile, i primi di novembre avremo la partita dell'Italia maschile, quindi è un programma che mira a promuovere lo sport, della pallamano, ma soprattutto a far comprendere quali possono essere i benefici che l'attività motoria in genere ha nei confronti dei ragazzi e quindi di tutta la comunità. Grazie, salutiamo Silvano Seca che ci fa conoscere questo interessante mondo della pallamano. Ed ora un promo che ci porta nel capoluogo d'Abruzzo.
venerdì alle 20.30 su Rete 8, L'Aquila al centro con Giustino Parisse. Sera. Buonasera Giustino. Buonasera. Anche quest'anno una firma prestigiosa del quotidiano Il Centro per questa trasmissione, dove ci condurrete, cosa racconterete tu e il tuo partner di lavoro Donatello Ricci? Sì, beh, noi raccontiamo L'Aquila, raccontiamo il suo territorio, però lasciami un attimo ringraziare l'editore, la famiglia di Rete 8, la famiglia del Centro, di cui faccio parte ormai da quasi 40 anni. Quando l'editore 5 anni fa mi propose di fare questa trasmissione, io gli dissi: guarda, facciamo 3-4 puntate e poi vediamo come va. Le 3-4 puntate sono diventate 160 e quest'anno forse, se Dio vorrà, arriveremo a 200. Raccontiamo L'Aquila, questa lenta e faticosa ricostruzione, raccontiamo soprattutto i piccoli paesi, alle prese con lo spopolamento, alle prese con problemi sociali ed economici molto grossi. E io nelle mie trasmissioni di solito non invito politici, però in realtà i politici li invito, perché i politici sono i sindaci di questi piccoli paesi, che sono veramente, io continuo a dirlo, sono degli eroi che combattono ogni giorno per il loro paese, con mille problemi burocratici, con mille problemi legati anche alla ricostruzione. E quindi cerchiamo di raccontare loro i paesi, poi naturalmente legata alla storia dei territori, non lo devo dire io, L'Aquila e l'Abruzzo sono ricchissimi di cose bellissime, e quindi un po' di passato, un po' di presente e uno sguardo al futuro. Grazie, grazie. Prego. A Giustino Parisse, complimenti per il modo, la delicatezza e la competenza con cui ci conduci in questo viaggio. Avete voglia di ascoltare un po' di musica? Allora noi vi accontentiamo. È con noi Angela Di Donato. Tu sei andato via da un po', hai deciso che non era giusto amarsi più. Le mani sul viso cercano una forza che non ho, vorrei morire subito. Così non sarà giusto mai così, l'alba che verrà un nuovo amore non avrà. Il cuore fa male, batte un po' più lento dentro me, e poca l'abitudine di sentirmi libera. Donato, bravissima, grazie. Vincitrice del Cantagiro finale di Fiuggi, complimenti. E lei, eh sì, facciamolo un applauso in più a questa, grazie, bravissima artista emergente che ha partecipato a Dreams, il talent del venerdì sera, condotto da Federica Peluffo con direttore artistico Piero Mazzocchetti.
Beh, abbiamo fatto questo cappello iniziale con Angela, che ha partecipato appunto alla prima edizione di Dreams e pochi giorni fa ha conquistato questo premio ambitissimo, che è appunto della sezione New Voice de Il Cantagiro, questo storico programma canoro, insomma, che ha contraddistinto tantissimi artisti del panorama italiano, giusto? Giustissimo. Ubi maior minor cessat. No, noi ho detto bene. Non ci vogliamo dilungare, nel senso che quando si canta non si parla, quindi siamo veloci. Comunque, Angela, la dimostrazione che il vostro talent aiuta a far conoscere i personaggi che poi guadagnano palcoscenici nazionali. Questa è la nostra ambizione, ovvero prepararli un po' al palcoscenico e anche ai grandi concorsi. Ricordiamo che Michele Fazio, vincitore della prima edizione, appunto nella scorsa edizione di Sanremo, è arrivato e ha vinto proprio davanti ad Amadeus, insomma, il finale di Area Sanremo, non vorrei sbagliarmi. Se mi permetti, Mila, io farei un applauso e vorrei invitare qui sul palco tutto il nuovo gruppo di Dreams che quest'anno apre ai senior. Eccoli qua, accompagnati dal coach, ritorna il maestro Lindo Terrenzio, che è sempre con noi, Ambra Porreca. E allora, ragazzi, veniamo tutti qui, perché velocemente andiamo almeno avanti. Scusami, ti passo davanti, Mila, così Prego. Li vedo meglio. Allora, questa sera mancano 3 concorrenti, perché saranno 13, e vado subito a salutarli, ovvero Biagio, Pepos e Mario. E Mario manca, e anche Beatrice. Allora, salutiamo la nostra Lorella. Facciamo un applauso generale per tutti. Adesso io vado, mi sbaglio, Romilda, Carmen, Gloria, Antonio mi sta suggerendo, Rossella, grazie, Umberto, cioè Umberto ha fatto dei gesti assurdi, Lolla e poi Simona, eccole qua. Sono dei veri portenti, ma lo faccio dire dal direttore artistico, che li ha scelti lui dopo, insomma, un'estate intera di selezioni. Siamo arrivati ad un cast di 13 che spero, insomma, porti nelle vostre case tanta bella musica, ma soprattutto da tante belle voci. Ma io non credo che ci sia da annunciare le loro voci, c'è solo tanta curiosità nell'ascoltarli tra qualche giorno, perché partiremo con Dream Senior. Sono delle voci straordinarie ed è bello che la musica, se in passato ha tolto qualcosa, in qualche modo anche ad un'età un po' più avanzata, restituisca. Ecco. E siamo contenti anche di questo. Naturalmente è sempre Antonio che è in direzione e coordina. Simona, che ci... Grazie, hai visto? Già prendo gli omaggi prima di iniziare. Chissà se alla fine me ne daranno ancora. Chi lo sa? Grazie davvero. Grazie. E anche a qui vediamo che c'è una bella atmosfera. Assolutamente, sempre ci contraddistingue, insomma, Mila. Quindi va bene così. Allora, ricordiamo, c'è prima serata, poi il daytime. Assolutamente sì, continuiamo con il daytime tutti i pomeriggi alle ore 15, quindi c'è una fascia dedicata esclusivamente alla loro preparazione che si terrà presso la Crossover Academy, e niente, tanto studio e tanti in bocca al lupo, si dice così, viva sempre il lupo, no? Viva il lupo. E allora il venerdì sera Dreams e poi il daytime alle 15. Noi salutiamo... Sì, ce ne andiamo, me li porto via tutti. No, tutti tranne uno. Tutti tranne uno, te lo lascio perché so che sei un'amica e quindi mi posso fidare. Sì, sono un'amica e quindi mi permetto di chiederti una canzone. Ecco. Per questa da amici. A schiaffo. Noi ce ne andiamo, grazie. Dreams, venerdì sera alle 21. Grazie a Federica Peluffo, resta sul palco il tenore Piero Mazzocchetti, migliori anni. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello restare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra
si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi solo resteranno per sempre. Insieme i migliori anni della nostra vita, i migliori anni, voi! Stringimi forte che nessuna notte è infinita. Che stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita insieme, i migliori anni. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Grazie a tutti voi, grazie immenso, Mila. Immenso, immenso Piero Mazzocchetti, e grazie. Viva Rete 8, grazie. Ciao. Grazie, viva Piero Mazzocchetti, direttore artistico di Dreams. E il venerdì sera alle 22.30 su Rete 8 una rubrica di approfondimento che presentiamo con questo video. Sessanta minuti curati dal direttore responsabile di Rete 8, Carmine Perantuono, che ritroviamo qui sul palco. Ciao. Eccoci. Allora, Carmine, una rubrica di approfondimento, dicevamo, in una stagione cruciale per la nostra politica. Esatto,
Esatto, abbiamo già cominciato, in collaborazione con il quotidiano Il Centro, anche ospitando il Presidente della Regione Marsilio. Abbiamo proprio in questa seconda puntata di oggi, tra poco, dopo questa trasmissione, anche il candidato dell'altra coalizione, Luciano D'Amico. Insomma, la cosiddetta terza Camera, una volta era porta a porta, noi abbiamo l'ambizione di farlo in una regione in cui sono all'orizzonte importanti appuntamenti elettorali. Le regionali del ormai certa fine di marzo, questa è la data, poi avremo le comunali Pescara-Montesilvano, avremo le europee, insomma parleremo molto di politica in questa stagione, come è giusto che sia, sempre con la nostra imparzialità che ci viene riconosciuta dai telespettatori. Molte delle mie trasmissioni diventeranno poi vere e proprie, quando entrerà in vigore la par condicio, tribune elettorale, ma naturalmente i riflettori saranno accesi anche sui più importanti fatti di cronaca e di attualità della regione. Un impegno notevole, grazie al direttore Carmine Perantuono e buon lavoro. E siamo al sabato. Ed eccola qui, in carne ed ossa, Gioia Salvatore. Buonasera a tutti. Che bella serata, che bel palinsesto. E che emozione vedere un teatro così bello e ritrovarsi qui con questa grande emittente, Rete 8. E che emozione anche far parte di questo palinsesto con la tua Dalla Terra al Mare, che ci fa respirare i sapori e ci fa conoscere le tradizioni della nostra terra, cioè di tutto un po'. Terza stagione, per questo ringrazio Rete 8, l'editore che mi dà questa possibilità di raccontare il territorio dalla terra al mare anche nella stagione 23-24. E devo dire che la mia squadra non c'è, perché la mia squadra è fatta dalle montagne, dai trabocchi, dal mare. La mia squadra è fatta dalla gente che incontro, dai cori folcloristici, dalle tradizioni. Noi partiamo dalle radici per arrivare poi sempre più su, e quindi per parlare sia di ciò che è stato, scusate, come ha detto, futuro. Come ha detto l'orologiaio, vorrei spezzare una lancetta per Gioia Salvatore. Però scusa, ci fa piacere, caro Germano, vederti, sì. Però non è ancora il tuo momento, la scaletta. Lo so, no. Ma io il problema è che il problema è lui. Si vede dopo in televisione questo? Sì, come no? Stiamo già vedendo. È una fregatura. Perché io sono uscito, ho detto a mia moglie, vado un attimo a Itta la Monnezza. Siccome faccio la differenziata e ci metto quel quarto d'ora, 20 minuti, però si sta tirando troppo. Un po' troppo. Era io tua però, moglie ti vede. Veramente, vediamo sono venuto lancia. Perché volevo spezzare una lancetta. Una grande. Perché? Intanto lei è diciamo, una delle poche che sta spaziando veramente nel Molise, io lo vedo e lo sento perché ci vado, non dico tutte e le salutiamo sere, anche il Molise, tutte salutiamo le il Molise, molisane, ma lei sta dove facendo del Molise ampiamente. Terra di conquista. Beh, sta prendendo molti like, come si usa a dire. Mo io, tu ci vai così con la televisione, io ci vado e tu di ci vai a fare le serate, sì, le candine, le piazze, le cose sotto me. E poi lo seguo pure da casa il tuo programma Terra Terra, insomma. E tu, no, è sotto la capanna. È un complimento. È sotto la capanna. No, non è ci chiama Terra Terra. Sì. Comunque è un programma con gioia, possiamo dire. Assolutamente, ma il programma sì. Così è. Dalla terra al mare. Ah, io mi credevo mare e monti. Non è mare e monti. Dai che scherzo. Ma lo come, so. Non scherzo. Sei il programma più colorato, io mi ti godo da casa. E tu però, sei il veramente, programma io sono alcolico. Programma 10, la capanna, le cose, è chiaro. Tu vieni sempre dopo dalla terra al mare con? Sotto la capanna. Però quest'anno quindi, ho cambiato. Cambia, però adesso lo presenterai sicuramente. Allora io saluto con un ottimo brindisi finale e vi ricordo alle 20:30 il sabato dalla terra al mare. Grazie. Gioia Salvatore, grazie, buon lavoro. E Duccio, Germano Lorelio, io ho cambiato il titolo. Avviciniamoci un po' alla platea. Ma non troppo, perché ho mangiato l'aglio stasera. Per la prima fila. Io ritorno, sì. Ma quando me ne so io, mai? Perché io faccio una trasmissione infernale e una estiva. Però nell'estiva poi praticamente tutto di seguito. Senza soluzioni di... Continuità. Continuità. Però ho cambiato il titolo così qualcuno dice: ah,
se no pensano che siano delle repliche, sono sempre qua. A voi magari ti tagli i capelli, le cose, ti fai crescere la barba, no, ma questa è una replica. Perché quando incontro gli amici, cioè, ti vedo sempre, ma queste sono repliche vecchie. No, guarda, no, non sono repliche vecchie, ma sono produzioni attuali. Allora, perché la chiamata Rieccoci? Rieccoci perché un'altra volta, io mi dispiace che non è venuto il mio mezzadro che ho in trasmissione, perché qua deve rinnovare il contratto di mezzadria, solo questo. Stefano, che ogni anno a ottobre, per chi non lo sapesse, si rinnovavano i contratti tra l'Usoc e l'Upadrone. Lo dico perché Soc è, cioè, una parola italiana. A proposito, noi facciamo il vocabolario abruzzese, che parte dal Finamore nel 1880 e poi spaziamo e raccontiamo gli etimi. Seguiteci il sabato sera, da che ora? Dalle 21. Eh sì, perché io però non ci sto in diretta. Sto, Che fai alle 21? Sei sui palcoscenici? Bravo, sui palchi, nelle cantine, nelle trattorie, queste cose qua. Poi me ne è io perché la munnezza ormai. Ormai tua moglie non ti crede più. Però sì. Noi ti ringraziamo per aver trasgredito la regola della sera, perché è sempre un piacere e un onore avere in Duccio Germano D'Aurelio, grande, grandissima grande comicità all'abruzzese. Non traditeci, non usate il telecomando, perché noi siamo contro il telecomando. La televisione si blocca al canale 10 e rimane là per tutta l'estate, per tutto l'inverno, perché solo là avrete il conforto nostro. Buona serata, ma non andatevene. Grazie Germano D'Aurelio Unduccio e in bocca al lupo con la tua Rieccoci. Con il prossimo promo facciamo un tuffo nella bellezza. Quello che di fatto è questo personaggio è un individuo alla ricerca della verità, di una verità dentro di sé e in generale nell'incontro con una specifica persona. C'è una frase molto bella di una serie TV detta da un attore eccezionale che dice, però è pericolosa questa frase, che dice: ognuno di noi è un assassino, bisogna solo trovare la persona giusta. È sempre magia l'incontro col pubblico, il passare emozioni, il trasmettere qualcosa di forte che penetra nell'anima delle persone, del pubblico, fare in modo che il pubblico quando esce dal teatro si senta leggermente cambiato rispetto a quando è entrato. Questa è magia ed è la magia del teatro. Ti parlerò di chi è speciale, quanto è noioso saper volare, più difficile restare coi piedi a terra e non morire. Lo sai da qui. Lo sai da qui. Cinema per me è quando in una stanza buia tutti aspettano il sonno, io invece aspetto il film che parte. E a presentare Pathos è il suo autore Antonio D'Ottavio, il sabato sera alle 22 su Rete 8. Ciao Antonio. Buonasera Mila. E allora porti nelle case dei telespettatori il cinema e l'arte. Sì, diciamo che il sabato alle 22, dopo il puro divertimento con Duccio e Stefano Tisi, passiamo al divertissement, prendendo spunto dal filosofo Pascal. Praticamente, come si evince dal logo, ci dedichiamo allo svago della mente e del cuore, facendo, diciamo, passare delle ore serene. In relax. Con tanti bei personaggi. Noi partirò sempre da uno spettacolo, da tutti gli spettacoli più belli, con i personaggi più importanti del mondo del cinema, della televisione, della danza, della letteratura, raccontandolo in modo documentaristico, però mettendo sempre in primo piano il personaggio.
Grazie. Seguiteci sabato alle 22 su Rete 8. Complimenti ad Antonio ed Ottavio, che tra l'altro è una colonna anche del settore tecnico e adesso non più solo quello di Rete 8. Grazie. Grazie e buon lavoro Antonio d'Ottavio. Iniziamo con i ringraziamenti, che sono tanti. Allora, cominciamo da Musicomania, servizi per lo spettacolo, e salutiamo tutti i tecnici di Rete 8 che si trovano presso i palchetti: Francesco Berardinelli, Lino Lallone, Dino D'Angelo, Danilo Cinquino, Roberto Cherchi, Diego Martelli, Alberto Capo e Movie Live Produzioni Video. Un grande applauso a tutti per questo straordinario lavoro che state svolgendo. E per l'amministrazione di Rete 8, grazie al dottor Cesare Di Giobattista, alla dottoressa Michela Trotta, al dottor Fabrizio Coletti, al dottor William Norscia. Per il coordinamento del palinsesto, grazie a Naomi Polidoro, che ha avuto una parte molto importante anche all'organizzazione di questa serata. Grazie al produttore esecutivo Antonio Di Francesco. Applauso. E beh, vi chiediamo un po' di applausi perché tutti veramente meritano. Ringraziamo per l'ospitalità il comune di Chieti, il sindaco Diego Ferrara, il vice sindaco e assessore al turismo, eventi, manifestazioni e tanto altro Paolo De Cesare, e per il teatro Marrucino, oltre agli amministratori comunali, ringraziamo il presidente della deputazione teatrale, l'ingegner Giustino Angeloni, e il direttore amministrativo, il dottor Cesare Di Martino. E per la promozione della serata, grazie ad Antonio Ottavio. Per la regia, grazie ad Andrea Di Fabio. E per la fotografia, grazie a Chiara Flaviani. E grazie a William Sfinavera per i service audio, il maxi schermo, video play per i service video, e per l'organizzazione tecnica della serata, grazie a Luciano Di Luigi. Un grazie a tutti voi, meraviglioso pubblico in sala e da casa, affezionati telespettatori di Rete 8, che siete il nostro successo. Grazie, grazie di cuore. Ma noi non concludiamo così, perché c'è il modo migliore per salutarci, che è una bella torta. Una torta che arriva insieme al direttore Carmine Perantuono, che ha il compito del primo taglio. Oh, oh, finalmente! Ma che meraviglia questa torta a forma di otto. Finalmente la possiamo che ci viene... proporre. E noi siamo felici di avere come sigla finale un ensemble di cori abruzzesi. Prima però facciamo il taglio, direttore. Sì, mira, insieme aiutami, perché io sono molto... Ti aiuto io? A che onore. Che facciamo? Facciamo allora, vai, allora, io intanto veramente voglio ringraziare questo teatro, inteso come senso di collettività e di tempio della cultura di questa regione, perché è il Marrucino di Chieti, ma è il Teatro Lirico d'Abruzzo. Grazie. Grazie, è stato veramente un piacere e anche un'emozione essere qui. E allora, pronti e per... Evviva, parte ufficialmente la stagione... televisiva di Rete 8 2023-2024. Tanti auguri a noi. E a voi telespettatori. Fatto il taglio della torta. Concludiamo in musica, è veramente un piacere ospitare un ensemble di cori abruzzesi per intonare Vola Vola, un inno della nostra regione, ma una celebrazione anche al Molise, che come sapete è la regione che insieme all'Abruzzo Rete 8 serve quotidianamente e in ogni angolo. Allora noi vi salutiamo con un abbraccio, ringraziandovi ancora di essere stati in nostra compagnia. Grazie al direttore Carmine Perantuono. Allora, possono entrare i cori?
grazie ai cori abruzzesi per questo suggestivo finale. Noi vogliamo volare con voi, che questo vola vola sia anche, oltre che la nostra sigla, sia un augurio per Rete 8 di continuare a volare con gli ascolti. Abbiamo detto prima emittente sul territorio abruzzese e molisano, grazie a voi, e noi di nuovo vi salutiamo e vi auguriamo una bellissima stagione televisiva con il palinsesto di Rete 8. Arrivederci.